Bentrovati amici, siamo a Rivarolo Mantovano alla Sagra del Tortello. Sagra del Tortello di zucca e dei sapori autunnali. Perfetto, siamo in compagnia qui del presidente della Proloco di Rivarolo Mantovano, che lui ci illustrerà questa serata come si evolve. Allora, abbiamo l'onore di presentarvi la 7ª edizione della Sagra del Tortello di zucca e dei sapori autunnali. È appunto una manifestazione che è giunta ormai alla 7ª edizione, ma pur essendo tutto sommato recente, ormai si è imposta come una manifestazione classica dell'autunno tra le province di Mantova, Cremona e Parma. Rivarolo Mantovano è un borgo storico, antico, un dominio gonzaghesco per oltre 3 secoli. Possiamo vedere all'interno delle antiche mura le porte, la piazza principale e la struttura urbana del paese voluta da Vespasiano Gonzaga, creatore poi di San Bioneta. Questo d'altronde è il borgo del padre, Rodomonte Gonzaga, che qui era signore e dominò per alcuni anni. Noi vogliamo dar vita a rivitalizzare il nostro paese e con questa sagra rivitalizziamo totalmente, grazie alla Sagra del Tortello di zucca, riusciamo a recuperare la memoria e tradizione anche delle famiglie rivarolesi, perché il tortello di zucca è il principe della cucina mantovana, ma non è una semplice pasta ripiena. Raccoglie, è uno scrigno di memorie familiari, di tradizione culinaria, e proprio qui a Rivarolo Mantovano, che è un paese di confine tra 3 province, si trovano anche un po' i 3 gusti lombardo-emiliani, cremonesi-mantovani. Qua noi un po' ci confondiamo, siamo fieramente mantovani ma con forti influenze da Parma e Cremona. Nella Sagra del Tortello di zucca i tortelli sono preparati dalle nostre volontarie della Proloco, che cominciano per tempo a selezionare zucche, preparare il ripieno secondo antiche ricette tramandate appunto di famiglia in famiglia, e vengono preparati anche in maniera particolare, cioè i tortelli sono presentati non coricati come i tipici ravioli, ma sono quasi seduti, in piedi, ed era proprio come le preparavano le nostre nonne. Il tortello di zucca, appunto principe anche di questa manifestazione, viene presentato in 3 varianti, quella classica burro e salvia, quella col pomodoro un po' più gustosa e sfiziosa. Poi ci siamo inventati di tirare fuori dal ripieno alcuni elementi caratteristici, cioè la mostarda e gli amaretti, che vengono riproposti sopra il piatto come condimento per dare anche un po' di croccantezza. E infine, per i più stravaganti, lo proponiamo il tortello di zucca con le scaglie di cioccolato fondente. Quindi, insieme a tutti questi piatti, abbiamo poi piatti tipici autunnali, come il cinghiale con la polenta, il cotechino con le lenticchie, il coniglio e i dolci tipici autunnali, come ad esempio il mosto cotto, è un budino d'uva. Quindi vedete bene che sono proprio le tradizioni tipiche della nostra terra. Bene, allora poi cosa possiamo dire ancora qui ai nostri amici? Allora, sicuramente è una manifestazione in cui si muove tutto il paese, coordinati dalla Proloco, ma tutte le associazioni, intere famiglie si mobilitano per venire a creare la manifestazione, proprio la sentono loro. Ed è diventata proprio, ripeto, in pochi anni è diventata ormai una tradizione. Arrivano i parenti nell'occasione della Sagra del Tortello, ci scrivono e ci telefonano persone da Milano, da Bergamo, Verona, Bologna, tutti matti per il tortello di zucca. Quindi finalmente, dopo 3 anni di stop, torniamo in grande stile. Finalmente, dopo questi anni di chiusura, almeno la gente inizia a vivere e a provare ancora le emozioni della vita. Allora, assolutamente sì, e ti dico sinceramente, è anche un momento bello per noi di ritrovarci. Cioè, i volontari vengono anche per stare in compagnia, per divertirsi, però è ovvio che poi quando arriva il momento di fare la manifestazione l'impegno è tanto, quindi io mi sento di ringraziare veramente tutti, perché c'è un lavoro che dura per tante settimane, mesi, e poi è una soddisfazione riuscire ad attirare in questo angolo disperso della Pianura Padana così tante persone. Bene, noi ringraziamo il presidente della Proloco, che si chiama il signor Fabio Antonietti. Perfetto, grazie mille, grazie. E buona serata a tutti con il tortello di zucca di Rivarolo Mantovano. Esatto, vi aspettiamo alla Sagra del Tortello di zucca e dei sapori autunnali di Rivarolo Mantovano. Bene, grazie, ci vediamo. Ciao.